Buongiorno, oggi siamo immersi tra queste nebbie, siamo partiti dal passo del Faiallo per arrivare al Monte Rex. È un trekking abbastanza breve ma molto bello perché si vede tutta Genova ovviamente in situazione di bel tempo. È possibile poi allungare il giro e andare anche sul Monte Argentea oppure tornare indietro subito concludendo l'anello. Proprio al passo del Faiallo ci sono tantissimi tavoli e al ritorno preparerò poi lì il tè, o meglio la tisana, dal momento che l'argomento di oggi sono gli herbal tea, o più comunemente conosciuti in Italia come tisane. Ma iniziamo subito a parlare degli herbal tea, o tè di erbe, o tisane. Di solito con questo nome si intendono tutte le erbe o miscele di erbe, spezie, frutta secca o altri derivati vegetali, ma anche aromi, sia naturali che chimici, e di solito non contengono assolutamente caffeina. Infatti non è presente tè o nessun'altra bevanda contenente caffeina, salvo casi estremamente isolati. Questo sentiero è molto bello, ma purtroppo spesso ci sono queste nuvole così basse che donano questa atmosfera. Quando invece si riesce ad avere il cielo pulito e il sole, la vista è molto bella. Ricordiamo che a volte erroneamente vengono chiamati tè anche dei derivati vegetali provenienti da piante diverse dalla Camellia sinensis, come ad esempio il rooibos, che veniva chiamato tè rosso. Tuttavia ricordiamo che questo è illegale, non si può chiamare tè nulla che non derivi da Camellia sinensis. Fatto poi questo chiarimento, dobbiamo distinguere tra infuso, decotto e macerato. L'infuso consiste nell'aggiungere le componenti vegetali dopo che l'acqua è a una certa temperatura, oppure versare l'acqua a una certa temperatura sulle componenti vegetali. Insomma, banalmente si fa come con il tè, anche se di solito con le tisane la temperatura è quasi sempre 100 gradi, ma ci sono anche tisane che si infondono a temperatura più bassa, ma sono davvero poche. Il decotto invece consiste nell'inserire le componenti vegetali nell'acqua fredda, portare l'acqua ad ebollizione e lasciare bollire per 5-10 minuti. Chiaramente non è possibile farlo all'interno di un bollitore, ma ci vuole un pentolino, una pentola e una fonte di calore. Rispetto all'infuso, naturalmente il decotto estrae maggiormente le componenti che sono presenti all'interno dei vegetali. Si otterrà quindi un gusto più intenso, ma anche maggiori proprietà per la salute, se appunto queste proprietà sono contenute nell'erba o nelle componenti vegetali. Il macerato invece è più particolare e consiste nel lasciare le parti vegetali per 2 o 3 giorni in acqua fredda, così per osmosi l'acqua rompe le cellule e estrae le componenti benefiche. Di solito il ricavato è utilizzato più per uso esterno, però in qualche modo ricorda un po' l'infusione a freddo, una sorta di macerato potrebbe essere l'infusione a freddo che si fa anche dei tè. Devo ricordarmi di fare un video dedicato all'infusione a freddo perché è un argomento interessante e non molto conosciuto. Sicuramente la modalità di preparazione più utilizzata è l'infusione, quasi tutte le tisane che vedremo anche nei prossimi video saranno degli infusi, però può essere interessante anche in alcuni casi provare un decotto. Per quanto riguarda la tipologia di infusi, dobbiamo distinguere l'erba singola, come menta, melissa, tiglio, che sono abbastanza conosciute in Italia, oppure anche erbe singole più particolari, come quella che vedremo oggi, che è il jiaogulan, dalle miscele. Le tisane spesso infatti vengono vendute in miscele con un nome che rimanda alla funzione prevalente, ad esempio tisana depurativa, tisana drenante e così via. Ovviamente facendo riferimento a uno dei possibili effetti che le erbe contenute all'interno della miscela portano. Personalmente non amo molto quelle tisane che contengono all'interno troppe componenti diverse. Preferisco quindi erbe singole o al massimo tisane con non troppa varietà all'interno. Altrimenti poi hanno quei gusti un po' indefiniti e molto simili tra di loro. Piuttosto è interessante comprare tante erbe diverse ed eventualmente mescolarle a proprio gusto. Nei prossimi video vi parlerò quindi per lo più di erbe singole e delle proprietà delle singole piante, in modo tale che voi possiate decidere anche come mescolarle tra di loro o se utilizzarle appunto in quanto tali. Ma quali sono i motivi che portano alla scelta di una tisana piuttosto che del tè? Sicuramente il primo motivo, quello più diffuso, è la volontà di bere qualcosa che non contiene caffeina. Molte persone non vogliono, non possono, per motivi di salute, assumere troppa caffeina e quindi cercano alternative al tè. In molti casi invece c'è una paura anche un po' ingiustificata.
praticata abbiamo visto che la caffeina alla fine ha degli effetti positivi, però naturalmente se si vuol bere qualcosa ad esempio di sera potrebbe non essere molto indicato il tè, dal momento che poi a causa della caffeina potrebbe far rimanere svegli a lungo. Se questo è senza dubbio il motivo principale, si può andare alla ricerca però di una tisana anche per variare i gusti e soprattutto perché si desidera avere delle proprietà diverse. Le tisane sono veramente tante, ognuna ha proprietà diverse e molto interessanti, che analizzeremo via via. Come dicevo prima, io consiglio sempre tisane pure piuttosto che miscele e in assoluto preferire le foglie piuttosto che le bustine. Di solito le tisane in foglie o in pezzi sono di qualità maggiore rispetto alla bustina. Se possibile cercare anche tisane da coltivazioni biologiche, perché a differenza del tè, molte delle tisane provengono comunque dall'Europa, addirittura dall'Italia, quindi è possibile trovare anche delle coltivazioni biologiche. Esiste anche la possibilità di mischiare tisane e tè per ottenerne le proprietà combinate. Di solito in questo caso però si utilizzano dei tè non particolarmente pregiati o comunque di qualità media e si va a modificare il loro aroma inserendo ad esempio delle spezie o delle altre parti vegetali. Molto utilizzato anche a livello commerciale è mescolare il sencha, il tè verde giapponese, con il karkadé, la tisana di fiori di ibisco. Qui si vanno ad avere delle proprietà molto interessanti perché il sencha ha un'azione antiossidante molto importante, il karkadé invece ha un'azione antibatterica molto intensa, soprattutto sul tratto urinario, e migliora anche la circolazione, ha molta vitamina C, quindi si vanno a mescolare queste due proprietà. Inoltre il gusto acido del karkadé va un po' a mascherare quel gusto del sencha che non a tutti piace. Naturalmente io però non utilizzerei mai un sencha di grandissima qualità, molto buono, mescolato del karkadé, mi sembra un po' un peccato, però sicuramente a livello di proprietà, a livello nutrizionale, la miscela è ottima, non presenta nessun tipo di problema, anzi. E concluderei il breve video di oggi, che più che altro voleva essere un'introduzione al tema, con l'assaggio di una tisana, con l'assaggio e la descrizione di una delle tisane, a mio avviso, più interessanti della medicina tradizionale cinese. Ho voluto iniziare con questa, anche se è meno conosciuta, proprio per iniziare con qualcosa di un po' più interessante, anche se poi non mancherò di trattare anche le tisane più conosciute. Vi parlo quindi del Jiao Gulan, ovvero la Gymnostemna pentaphyllum. Una pianta rampicante tipica della Cina, del Vietnam, della Corea e del Giappone, molto utilizzata e conosciuta come elisir dell'immortalità. Secondo la tradizione popolare e la medicina tradizionale, il Jiao Gulan è un vero e proprio elisir per l'immortalità, ma anche alcuni studi hanno confermato una correlazione tra l'incremento della vita media e il consumo di questa tisana. Il Jiao Gulan possiede forti proprietà antiossidanti ed è uno stimolante del sistema immunitario. Sembra anche regolarizzare il colesterolo e ridurre la pressione alta. La pianta è più conosciuta nei villaggi un po' isolati, in particolare nel Vietnam o in alcuni villaggi della Cina, ma di recente è diventata più nota e utilizzata anche in altre regioni cinesi. Ormai è abbastanza facile trovarla anche in Italia, anche se non è molto conosciuta. Inoltre, le proprietà che abbiamo nominato prima è anche un adattogena, in grado di combattere lo stress e riportando il benessere all'organismo. In Europa è già possibile trovarla sotto forma di integratore, come pastiglie o capsule, ma a mio avviso il modo migliore per assumerla è attraverso un infuso o un decotto. Naturalmente il decotto permette di estrarre molto di più dal principio attivo, però anche l'infuso può essere una buona soluzione, anche più piacevole al gusto. Alcuni studi hanno mostrato anche effetti benefici nella riduzione della crescita tumorale e anche nella riduzione degli effetti nocivi delle terapie antitumorali. Pensate che sono stati fatti anche degli studi su pazienti con pressione alta confrontando l'effetto del Jiao Gulan con il ginseng e con un farmaco vero e proprio. I risultati sono sorprendenti perché più dell'80% dei pazienti trattati con il solo Jiao Gulan ottiene risultati positivi. Pensate che il farmaco porta risultati non tanto superiori al 90%. Il ginseng invece appare efficace solo nel meno della metà dei casi trattati. Altri studi hanno mostrato anche efficacia nel trattare colesterolo e trigliceridi, con punte di efficacia fino al 93% dei trattati. Infine la pianta ha anche un effetto ipoglicemizzante, quindi si immagina di poterla utilizzare anche per il trattamento del diabete di tipo 2 e un'azione protettiva nei confronti del fegato, quindi potrebbe essere utile anche per il trattamento di pazienti con steatosi epatica. Per ultimo, la pianta sembra avere anche un'azione benefica per quanto riguarda il microbiota intestinale, agendo come un prebiotico, cioè come un alimento, una bevanda, che favorisce cioè il corretto sviluppo e la corretta selezione del microbiota intestinale, sfavorendo invece la presenza di batteri nocivi. E adesso mi fermo ai tavolini per bere appunto il Jiao Gulan caldo, dal momento che fa anche abbastanza freddo. Eccoci all'aria attrezzata.
questa molto comoda. Ed eccoci pronti per la preparazione del jagulan. Utilizzerò questa teiera che ha una forma di un kyusu, anche se non è giapponese, è una teiera economica, però è carina. Andiamo a mettere il jagulan. Una considerazione importante da fare è che bisogna mettere piccole quantità di jagulan, perché è molto molto intenso. Più che altro se si vuol bere una tisana gradevole, al di là delle proprietà che ovviamente sono maggiori più quantità se ne mette, ma se esageriamo con la quantità otteniamo una tisana veramente forte, anche un po' sgradevole. Se ne mettiamo poco invece l'aroma è piacevole di liquirizia, che ricorda un po' la liquirizia. Secondo me questa è la quantità che potrebbe andare bene. Vedete che sembra un tè un po' arricciato, in verità non ha nessuna, in verità non ha caffeina e deriva appunto da questa pianta. Ben diversa dal tè. Direi 1, massimo 2 grammi, ma già tanto, eh? Oppure a meno di non infonderlo in tantissima acqua. Andiamo a metterlo. Come vedete questa teiera ha un filtro rimovibile di metallo, è bellissima, ma è molto comoda per le tisane. L'acqua dovrebbe essere a 100 gradi, ma è ancora abbastanza calda. E lo lascio in infusione qualche minuto, direi 2-3 minuti. Come dicevo, il gusto è molto particolare, è vagamente erbaceo ma con un sentore poi di liquirizia con un forte retrogusto dolce. Quindi è molto interessante perché lì per lì non sembra dolce, ma poi una volta che si deglutisce rimane proprio una sensazione di dolcezza di ritorno. È difficile da descrivere, ma direi che la nota che più lo ricorda è la liquirizia. La sua nota aromatica ricorda anche in minima parte il kuding, una tisana cinese molto molto amara, che poi ha appunto un retrogusto dolce. In questo caso il jiaogulan non ha affatto quella nota così amara, però quella sensazione leggermente amara che poi diventa dolce un po' lo ricorda. E siamo giunti alla fine del primo video dedicato alle tisane, spero di avervi incuriosito per quanto riguarda il jiaogulan e che vi piaccia anche questo argomento che ho deciso di trattare, in modo da ampliare un pochino il discorso rispetto al tè. E a questo punto, avendo già fatto l'introduzione, nei prossimi video dedicati vi parlerò di 2 o 3 tisane, parlandovi del gusto, delle modalità di infusione, delle modalità di preparazione, un po' di storia e naturalmente, soprattutto, delle proprietà per la salute. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e magari anche un commento. Vi saluto, a presto e al prossimo video!